Questo è il nostro personaggio, questa è la mappa di gioco, siamo all'interno della città di Atlum, Hafium. Il nostro personaggio, ragazzi, è quello qui. Un po', non so se... vecchio Final Fantasy, ragazzi, Final Fantasy di una volta, è un gioco Square Enix. Il nostro personaggio può fare la spazzata, questa è la sua abilità. Ha l'abilità della corrente elettrica, quindi può sprigionare la magia scintilla di livello 2. Erbe, questa abilità è un'abilità base che tramite un tonico delle erbe genera un tonico energetico per curare le ferite. E poi questa è l'arte uniche, che è quella appunto del personaggio, è l'omniattacco, che è un'arma devastante. Ok, ovviamente le abilità cambiano in base agli oggetti che indossa il personaggio. Questo è il quadro delle unioni, diciamo sono le truppe che noi abbiamo a disposizione. Come potete vedere possiamo avere un'unione ma in massimo 3 unità, e noi già ce l'abbiamo a completo. Infatti abbiamo Rush, che è quello lì, poi abbiamo Ox, che è una sorta di coniglietto, e McGrady, un umano stregone. Membri del purtroppo non lo potete vedere in 3D affinché non ci sia un combattimento. Allora, missioni, rapimento, che è appunto compiuta, nuovo gioco. Quindi andiamo in giro per la città, ragazzi, e cerchiamo di capire cosa c'è da fare. Poi sta scendendo la scala, vediamo se inciampa. No. Ok, giriamo un po' la mappa, vediamo cosa ci dico. Non mi sposto da qui mai e poi mai. Questo è solo il mio punto preferito della città, un pelo dalla Valeria Hart. Però c'è un oggetto lì dietro. Bastardo, c'è un oggetto. Allora. Di recente circolano molte voci su un tizio che si fa chiamare Conqueror. Ne combinano. Ovviamente, ragazzi, sì. Quelli con il fumetto con contorno rosso ha una missione. Dici? Piacciono a lui? Giochi d'avventura? Che c'è che non va all'area della vita, se ti serve un'informazione vai alla taverna, puoi reclutare personaggi. Ok, andiamo alla taverna. Sì, io si giochi di adoro. Allora, eravamo alla piazza centrale, quartier Courage, castello di Atrium, quartier Courage. Qui ci sono gli oggetti, possiamo comprare, vendere armi e quant'altro. Prima bottega. Allora. Allora. Così la mossa in 3D. Katana, percussore, sarissa, bastone, scudo falerato. Ma noi abbiamo armi, non abbiamo un cazzo. Abbiamo un po' di mostri catturati. Horror verde ne abbiamo 4. Vabbè, direi, ragazzi, per adesso di cercare di capire un po' dove riprendere la trama del gioco, perché giustamente sì, ma questo ricorda tantissimo Final Fantasy 12 o 13, praticamente parliamo di una vita fa. Vediamo se possiamo reclutare un nuovo membro della squadra. Quanti soldi abbiamo? 3200 G. Saremo Gil. Come... ciao Paolo, benvenuto. Vediamo chi possiamo reclutare. Ah, questo, ragazzi, forse mi dà una missione. Bene, ecco di qui. Allora, quando vedi un mostro, osservalo bene. Ah, beh, ma è una sorta di tutorial, ragazzi, non mi interessa. C'è altro, ragazzi.
fatto poco fa un piccolo riassunto, Paolo. Lui è Rush, il nostro personaggio principale della storia. Gli hanno rapito la sorella. In The Last Remnant ci sono i cosiddetti Remnant, che sono. Vediamo se riesco a fartelo vedere da lì. Da qui. Eccola lì. Sta spada gigante che è conficcata nella città. Ha un potere ancestrale, ce ne sono uno in ogni grande città del gioco, e da quale viene sprigionato un superpotere, e ci stanno studiando dietro. Ovviamente ogni nazione cerca di sottrarla agli altri per avere il predominio sull'umanità, eccetera. Il ragazzo ha sprigionato un potere strano quando gli hanno rapito la sorella. C'è una serie su YouTube di 3 episodi che feci nel lontano 2015 e oggi ho voluto riprenderlo. Sì, perché ci ho giocato quest'estate, la scorsa estate, e ragazzi, io voglio finire questo gioco. È uno di quelli più belli. Allora, c'è Bowlson. Missioni della Gilda, disfruttare. Allora, mostro da eliminare 8 ragni. Caverne Gaslin, 2 zee. Mostro da eliminare Zanna Blu. C'ho tutte queste missioni, ragazzi, che in automatico si attivano quando le vai. Cioè, dopo aver recuperato quello di altri, ho ammazzato 8 ragni. Vieni qui e riscuoti la tua ricompensa. Allora, io, ragazzi, Bowson lo arruolo. I'll do whatever you need. Non ci sono persone disponibili. Ok. Andiamo a controllare il quadro delle unioni. Allora, possiamo avere massimo 3 personaggi. Ok, questo si sa. Però possiamo avere 2 unioni. Quindi posso, volendo. Sempre 3 personaggi, ragazzi. Quindi non posso portarlo con me. Quindi qualcuno dovrò lasciarlo a casa. Quindi facciamo una bella cosa, sostituiamo. Allora, Rush resta nel centro. Ox con Bowson. Vedete, aumenta già la potenza della squadra. Purtroppo non possiamo avere un quarto personaggio, almeno per adesso. Ok. Bowson ha l'alabarda del Milite. Vediamo se riesco a farvela vedere. Lui ha doppietta e tonico energetico. Vabbè, ovviamente, ragazzi, tutti devono essere migliorati. Siamo proprio all'inizio del gioco. Ci avrò giocato se no 2 ore. Mentre nell'ultimo salvataggio che avevo fatto ero arrivato a livello 23, ragazzi. Quindi ne avevo fatta di strada. Allora, quartiere Courage l'abbiamo girato. Siamo andati alla locanda, piazza centrale. Qui abbiamo girato e abbiamo visto le armi. Castello non ci possiamo andare. Torniamo alla mappa del mondo. Si sblocca Sela Palais. Diciamo è la strada principale dove dobbiamo andare. Però, ragazzi, io vorrei sbrigarmi un po' tutte queste. Vorrei allenarmi, ragazzi, è inutile andare subito avanti. Allora, Piana di Yamar non ci possiamo andare, che è il luogo dove tutto ha avuto inizio in questa serie. Quindi vi invito a guardare i pochi video che ho realizzato su YouTube della serie. Allora, inizierei, ragazzi, con Caverne Gaslin. Ok. Quadro dell'Unione. Membri del gruppo. Però è strana sta cosa, ragazzi, perché non ho gli altri membri della squadra. Aspetta, 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 aspetta. Voglio capire perché non ho con me gli altri leader. Devo andare a cercare Irina da solo. Ah, ok, qui praticamente, ragazzi, sto cercando di riprendere il legame con la
la storia, la trama, David Nassau, che sarebbe il lord di Afrum, si è rifiutato di darmi una mano. Quindi, per cui, si è intestardito Rush a andare avanti per la sua strada da solo. Però ho paura che da solo, ragazzi, mi fa nel culo. Ci deve essere un evento che mi riporta un po' a riprendere la trama. Perché qua forse ci posso andare. Proviamo. Proviamo, ragazzi. Sì, le missioni sono troppe. Tantissime. Questo, ragazzi, è l'altro Remnant frammentato di Sela Palace. È strapieno di missioni. Questa è una sorta, ragazzi, di cyborg, si chiama Drill, ed è un po' sarà il nostro strumento perfetto per scavare nelle miniere. Voglio dirti, ma l'officina non è ancora pronta per fare affari. Vediamo, la prima cosa che mi serve è del metallo leggero, senza non potrò fare alcuna modifica. È ora di andare al pub. Ok. Guerriera. Una guerriera che è praticamente identica a Emma, che è una dei membri della squadra di David Nassau. Questo impatto non si ripeta mai più. La troveremo praticamente ovunque andremo, ragazzi. Questo è l'erborista, vabbè, non mi interessa. Andiamo avanti. Dovrebbe essere sempre The Last Remnant Remastered per PS4. Poi non so se è uscito per Switch. Vado PS3. Scrivi The Last Remnant su Google. The Last Remnant Remastered. Dovresti trovarlo. Per vedere di Lamberro di Sela Palace. La strada di Amber. La locanda è qui. Ok, altra locanda, ragazzi. Ci saranno sicuramente altri membri da poter reclutare. Noi siamo senza un quattrino. Ovviamente, le taverne sono tutte uguali. Era cresciato, ragazzi. Per poco. E andiamo. A ruola. Abbiamo Sandy e Semri. Come vedete, uno è una cavallerizza, una guerriera, e l'altro è un altro Semri, che è un altro della razza. Delle tre razze che ci sono di umanoidi presenti nel gioco. Missioni. Sembra sono le stesse che abbiamo visto dall'altra parte. Però almeno qua possiamo recuperare altri membri. Voglio vedere quanto costano. Questi sono più economici rispetto al Bowlson di prima, ragazzi. Bowlson mi è costato un occhio della testa. 2800. Sì, sono più fattibili. Locanda. Locanda, locanda, dove... Eccolo qui, Garzone. Presto aprirò l'ufficiale delle modifiche, ma non mi sento ancora molto pro. Devo esserci. Mi daresti una mano? Il metallo legge è una buona componente per affinare le mie tecniche di modifica. Che presto aprire il negozio. Non è che me ne recuperi un po'. Punti di raccolta. Sì, ci spiego un po' il tutorial su come recuperare i materiali con drill.
Anche lui vuole andare, pare. Beh, se proprio insiste. Ok. Ora vedremo. Appunto, siamo andati a Caverne Gaslin. Gli scavi disponibili mostrano a volte il punto di raccolto. Ok, sempre controlliamo il quadro dell'Unione, ragazzi, non vorrei che mi fanno il culo. Let's do this. Aspetta. Let's do this. Combattiamo. Speriamo di non aver fatto una cagata. Allora, sono due squadre da 5 stronzi. Atti guerriere. Si inizia il combattimento, ragazzi. Come immaginavo, non erano così potenti. Vai, attacco con le arti mistiche. Abbiamo trovato. Lui chiede di recuperare il guscio di Nematoser, che li ha recuperati comunque dai Burax, che erano quelli di volanti. Ovviamente i nostri personaggi che porteremo nella nostra squadra certe volte cercheranno di prendersi una parte del bottino di missione, semplicemente per una cosa, ragazzi, per migliorare la propria dotazione. Quindi migliorano gli scudi, migliorano le armi, diciamo fanno un po' tutto da solo, perché noi non possiamo gestire le loro armi. Eccolo, il punto di raccolta. Missione completata, ragazzi. Era tutto qui per farci vedere un po' come si recuperava il materiale. Quello ha preso il materiale. Minchia, ragazzi, 1000 ci ha dato. Ora può accedere allo stato di Drill. Drill praticamente è diventato nostro. E ce l'avremo sempre con noi per recuperare i materiali. Più scava in miniera, più si affina la sua abilità. Vediamo se ci sono. Certe volte, ragazzi, anche quelli che non hanno effettivamente missioni ci danno informazioni interessanti. Stanno cercando una persona. Forse eri tu. Eccolo qui. Vedete, ragazzi, ci ha sbloccato un evento. Andiamo al secondo piano. Vediamo se c'è qualcuno. Sono caduta nella trappola dell'amore. Allora, quelli belli grossi, ragazzi, questi qua sono gli Yama come razza. Poi ci sono i Khajiit, se non erro, come in. No, Khajiit sono di Skyrim. Vabbè, quelli mezzi gatto con le orecchie a punta. Ah, qui, vabbè, ci sono tutte le famiglie aristocratiche, ragazzi, ci sono un sacco di dettagli che effettivamente non è che me ne frega tantissimo. Faccia da balordo, vestito da brutta postura. Sei tu, Rush. Wow. Sì, perché? Piccolo, Lord David ti ha convocato al castello, ha detto che dovevi parlare di una cosa, facci subito. Forse alla fine ha deciso di aiutarmi. Praticamente siamo ospiti in questa altra città. Sua Altezza Lord Qubin sembrerà anche giovane, ma è un grande esperto di arti mistiche. Pare che alcune guardie del castello di Gor abbiano così paura della sua forza che diffondono strane voci su di lui. Vediamo un po' di andare al castello. Cioè, al castello. Devo tornare ad Afium allora. Che qua non vedo altro. Dai, io mi sono recuperato. Vediamo. Mi chiederà la stessa cosa, vero? Sì.
Ma il castello, vabbè. È il castello di Afium, per forza. Ma parliamo di un gioco del 2015 e questo non è la Remastered. Questo è quello che comprai io tanti anni fa, nel 2009, ragazzi. La Remastered è molto più curata. Torniamo ad Afium. Ma quasi tutti i giochi Square Enix, Final Fantasy hanno tutte grafiche pazzesche. Ok, siamo tornati a casetta. Lui mi chiede la stessa cosa. Ok, ho capito, devo andare a castello. Ci vado subito. Salviamo ragazzi. Vado a salvare ragazzi sul primo salvataggio, poi magari eliminerò gli altri. Finalmente. God of War, no, no, no. Né su PC e neanche su PS. Castello di Atrum.